Salve amici! No, Glester, quando? Lo sai che mi dà fastidio? Guido! Ti fa male! Ma no, ma che male! Ma questi sono dei meravigliosi sigari toscani che mi ha portato Espedito. Sai che ogni tanto qualcuno dall'Italia mi porta i toscani? Certo, il caro Espedito ti ha fatto questo bel regalo a te. Sempre gentile! Ciao Espedito! Ci sta sicuramente seguendo. Senti, Clep, tu l'altra volta ci hai lasciato in sospeso con una pazzia che avevi detto che avevi fatto parlando di Arabacoa, e quindi siamo qui tutti quanti ad aspettare che tu ci comunichi qual è questa pazzia. No, qualcuno lo sa già, ma comunque la pazzia è stata questa. Con un gruppo di spericolati abbiamo deciso, ormai è passato già qualche settimana, se non qualche mese, comunque abbiamo deciso di raggiungere Pico Duarte. Pico Duarte è la montagna più alta dei Caraibi e quindi si trova al centro della cordigliera centrale della Repubblica Dominicana e raggiunge, supera i 3.000 metri. Ed è veramente una montagna molto molto ardua. Io volevo raggiungerla già da tanti anni, ma non riuscivo mai a trovare nessuno che mi accompagnasse a fare questa esperienza. Qualche volta te l'avevo chiesto anche a te, Guido, ma per varie motivazioni non siamo potuti andare. Esatto, perché realmente è un'impresa da non sottovalutare. Diciamo che si è armato un gruppo di amici spericolati e veramente con tanta incoscienza siamo partiti e abbiamo fatto questa impresa. Ma col senno di poi... Quali sono le cose da non sottovalutare? No, col senno di poi ci sono delle raccomandazioni effettivamente che io mi sento di dare per chi vuole intraprendere questa impresa, perché ci sono alcune cose che uno deve sapere, questo è fondamentale. Perché prima di tutto, vabbè, io sono un sedentario totale, un antisport, quindi con un fisico totalmente inadatto, ed effettivamente è una fatica fare questa scalata a Pico Duarte veramente notevole, cioè il corpo viene sollecitato a uno sforzo veramente non indifferente. Questa è una cosa da tenere ben presente, cioè bisogna avere un certo allenamento fisico per poterlo fare in maniera più tranquilla. Nonostante si usino i muli. No, appunto, questa è una delle raccomandazioni che mi sento di dire. Adesso ti spiego un po' nei dettagli. Per iniziare, diciamo, la salita a Pico Duarte, si raggiunge una località a qualche chilometro da Arabacoa che si chiama La Sienaga. E lì praticamente c'è un parcheggio, si lasciano le macchine, ci si incontra con le guide, che magari preventivamente uno si è messo d'accordo, naturalmente uno deve mettersi d'accordo con le guide che ti aspettano lì. Noi siamo arrivati lì, fai conto, al mattino, siamo partiti dalla Terrenas alle 4 del mattino. Ecco perché non sono mai venuto, ecco, adesso ricordo. No, ma è stata un'avventura allucinante. E siamo arrivati lì più o meno verso le 9. E 8:30, 9, una roba così. In pratica funziona così: uno deve comprare del cibo che servirà poi alla sera, consegnarlo a una delle due guide, la quale con dei muli parte e ci supera e raggiunge Pico Duarte assolutamente prima di noi, e si porta dietro il cibo e si porta dietro anche gli zaini nostri. Quindi già in quel momento c'è un'informazione che uno deve sapere, che deve avere due zaini diversificati, cioè uno zaino comodo con le cose che ti servono per la scalata, e quindi l'acqua, cibo, perché ci vogliono parecchie ore, quindi si mangia in qualche tappa, insomma tutto quello che uno pensa di portarsi, magari un giubbino, l'impermeabile, queste cose qua, perché può anche piovere naturalmente, anzi piove molto frequentemente. E quindi se uno si prepara uno zaino unico dove dentro c'ha anche le cose per la notte, poi rischia, come è successo a noi, che quegli zaini partono e tu fai il viaggio senza niente. Quindi già quello è un'informazione che nessuno ti dà e che invece è importante. Bisogna avere due zaini,
uno leggero da portarti con tutte le cose che ti servono per il viaggio e l'altro per la notte, dove ci sono le cose che ti servono per la notte, capito? Più il cibo che si consegna, il cibo che poi alla fine è il classico della bandiera, loro fanno il riso, fanno la carne, fanno i fagioli e queste cose qua. Quindi loro ti dicono di cosa hanno bisogno, tu lo compri per il quantitativo necessario in base alle quante persone sono, più le due guide naturalmente. Consegni tutto a loro e loro partono. Clerco, scusa, la domanda sorge spontanea. Naturalmente le guide non ve l'hanno detto. No. Dateci lo zaino per la notte e mantenete il No, questo vostro fatto per di la dividere i due camminata. zaini è un'informazione che non ci hanno dato, invece è un'informazione fondamentale. Certo, vabbè. Comunque, quindi una guida parte e l'altra rimane con il gruppo. Poi, altro consiglio fondamentale, prendetevi un mulo a testa. Prendetevi un mulo a testa perché per quanto siete allenati, per quanto siete, è veramente dura, veramente pesante, ma poi può succedere qualsiasi cosa. Voglio dire, ti puoi prendere una storta e che fai? Cioè, hai capito? Il percorso è notevole. Quindi un consiglio che io do, prendetevi un mulo a testa. Poi volete farvela a piedi, benissimo, ma sicuramente poi ci sono dei punti in salita pazzeschi per cui il mulo serve. Il mulo assolutamente serve. Ma altro consiglio che voglio dare è le scarpe. Non sottovalutate le scarpe. Dovete avere delle scarpe veramente buone, scarpe da trekking, da montagna professionali, serie, perché con le scarpette normali, con delle scarpette da ginnastica, è un disastro. Lungo il percorso tu non vedi altro che suole abbandonate, perché le scarpe si spaccano, le scarpe veramente si spaccano, il cammino è molto pesante, c'è il fango, ci sono le pietre, e quindi puntate su delle scarpe serie. Perché a me quello che mi hanno salvato sono state delle scarpe serie che per fortuna ho comprato. Perché quello è un'altra cosa assolutamente fondamentale. E quindi ti dico, noi quel giorno lì siamo partiti più o meno verso le 9:20 del mattino, perché tra una preparazione e l'altra, quando abbiamo capito questa cosa che gli zaini andavano senza di noi, allora abbiamo cominciato a spostarci le cose da uno zaino all'altro. Insomma, è stato un po' così. Comunque, siamo partiti e si parte da questo posto che si chiama la Sienaga, che già sta intorno ai 1100 metri. Già partiamo da 1100 metri. Si fa un primo percorso che è molto tranquillo, in piano, molto bello, in mezzo alla vegetazione, i ruscelli, molto bello. Si fanno un po' più di 4 km e si arriva in un posto di sosta. Ci sono vari punti di sosta nel percorso. E il primo punto di sosta è questo posto che si chiama Los Tablones, che già sta intorno ai 1200-1278 metri, dovrebbe essere. Poi, vabbè, i numeri non sono sempre precisi, sono dei cartelli che dicono dei numeri, Pure perché altri che avevi mi poco dicono altri. ossigeno già. Esatto. Comunque, noi per dire siamo arrivati allo tablone che erano già le 10:30, perché ce la siamo presa con comodo. Ma per punto di sosta che intendi, Cle? È un punto di sosta dove c'è una casetta di un guardiano, ci sono dei tavoloni, uno si riposa un attimo, fa riposare il mulo. Insomma, ci sono vari punti di sosta. Poi da lì inizia la salita, perché da 1200 metri, 270 metri, si arriva a 1700 metri, a Alto della Cotorra, e sono 3,4 km che cominciano a essere pesanti, uno comincia a dire, porca miseria. Infatti noi ci siamo arrivati a mezzogiorno e mezza, cioè abbiamo fatto, sono 3,4 km, ma ci abbiamo 3 ore. messo 2 ore, no, dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza ci abbiamo messo Ad due Alex. ore, 2 ore. E da lì comincia la salita, che non è facile. Da lì, dall'Alto della Cotorra, si raggiunge la laguna, che sta a 1980 metri, che sono solamente 1,7 km, ma insomma, ti dico, noi siamo arrivati manca un quarto alle due, alla laguna. Poi da lì c'è un piccolo pezzo che si arriva al cruce del Tetero. Il cruce del Tetero è una piccola distanza, sono 600 metri, però
con una certa pendenza perché si arriva a 2130 metri dal livello del mare. E noi ci siamo arrivati alle 2:10 più o meno del pomeriggio. E da lì, diciamo, è un punto in cui o si prosegue verso Agüita Fria, e quindi è la direzione per andare verso Pico Duarte, o da lì si può andare verso la Valle del Tetero, che noi non ci siamo andati, ma ho visto delle fotografie, deve essere un posto molto bello. Niente, poi da lì si continua appunto e si va a Agüita Fria, e questo tratto è veramente pesante, anche perché comunque c'hai già la stanchezza, eccetera, eccetera. Questo tratto è veramente pesante. Si arriva a Agüita Fria, che sta a 2700 metri d'altezza, sono 3,7 km arrivarci. Noi siamo arrivati alle 4 e mezza del pomeriggio, abbastanza distrutti, abbastanza distrutti. Poi da Agüita Fria si scende e si va alla Compartición, che sta a 2450 metri, sono più o meno 4 km e mezzo arrivarci. Noi ci siamo arrivati alle 6:40 del pomeriggio. E la Compartición è, diciamo, questo posto di sosta dove ci sono dei grandi capannoni dormitorio e dove c'è questa grande cucina, ci sono i bagni, c'è il punto di guardia ed è la sosta notturna che si fa lì. Almeno il tipo di percorso che abbiamo fatto noi, perché comunque per arrivare a Pico Duarte ci sono diverse strade, ci sono diversi percorsi, però diciamo quello più battuto, quello normalmente fatto è questo che ti sto raccontando. E lì si trova, diciamo, la guida che era partita prima di noi, che ha già cucinato, cucinato sul fogon, una cucina di queste classiche di campagna, molto genuina e particolare, buona, cucinata alla legna, tu hai presente quel tipo di sapore? Sì. Si sta lì intorno al fuoco, è una situazione molto bella, e poi si dorme. Lì si, praticamente, se uno non si è portato i sacchi a piedi, a materassini per dormire, si possono affittare, noi li abbiamo affittati. Ecco, un'altra cosa fondamentale è coprirsi, perché di notte fa veramente freddo, ma un freddo forte, diciamo, che loro sì, accendono il fuoco, accendono il camino, ma poi il camino di notte si spegne e poi arriva il freddo. Esatto. Qualcuno del nostro gruppo se lo ricorda, il freddo della notte. E niente, poi cosa succede? Succede che all'alba, anzi prima dell'alba, le guide ti svegliano. A noi ci hanno svegliato, mi sembra, intorno alle 3:30 di notte, 4, non mi ricordo bene se erano le 3:30, alle 4 di notte. È notte, non è alba. No, è notte. È notte. Fonda. Esatto. E ci si prepara per andare verso Pico Duarte. E tu dici, perché ti svegliano di notte così? Perché l'emozione forte è quella di arrivare lassù e vedere l'alba. E quindi uno ci deve arrivare in un orario decente. Solo che il primo pezzo è un po', come dire, ci siamo trovati in una situazione strana, perché praticamente le guide ci hanno detto incamminatevi di qua, ma di qua eravamo nel nero totale, non vedevamo i nostri piedi, non vedevamo le nostre mani, cioè nel nero più totale ci siamo incamminati con le lucette dei cellulari, ci siamo incamminati su questo sentiero, non abbiamo capito perché le guide ci hanno fatto andare da soli, a piedi su questo sentiero, fin poi dopo un po' ci hanno raggiunto e abbiamo continuato sui muli e siamo arrivati a un punto di sosta che è questa Valle de Lilis, che si trova a 2950 metri. Per arrivarci, fai conto che non so a che ora siamo partiti perché non vedevamo l'orologio, però noi ci siamo arrivati alle 6:30 del mattino, un po' tardi realmente, diciamo che l'alba l'abbiamo vista nel cammino mentre stavamo arrivando, e comunque sono quasi 4 chilometri dal punto dove si dorme a questa Valle de Lilis, e quindi quello è da lì. Poi praticamente siamo quasi arrivati, perché da lì già comincia a vedere la Pico Duarte, che sta lì ancora a un chilometro circa, e si arriva appunto a Pico Duarte, che sta a 3087 metri, e noi ci siamo arrivati alle 7 del mattino. Freddo? No, beh, sai, alla fine il freddo lo senti di notte, però poi andando, camminando, uno si scalda, quindi il freddo non è
che senti tanto il freddo. Poi comunque, ma il bello è, più che altro, guarda, il bello è arrivare e dire cazzo ci sono arrivato, cioè è vivo, cioè, quello è il bello, non tanto... Poi sì, va bene il paesaggio particolare, se pensi di essere in Repubblica Dominicana è particolare. Da noi in Italia naturalmente abbiamo montagne molto più alte, molto più belle, molto più interessanti, quello che vuoi. Per cui non è tanto la bellezza della montagna, soprattutto dipende da cosa uno è abituato, eccetera. Però la bellezza, almeno per noi, è stata quella di esserci riusciti, come una sfida personale. Veramente da pazzi, perché la maggior parte di noi non era assolutamente preparato. E io per primo, anzi, la leggenda dice che se c'è riuscito Clearco ci riesce chiunque, ma non è vero, non state ad ascoltare questa leggenda perché non è vero, non è vero. Clearco, però se lo dovessi consigliare, a parte tenere presente tutti questi consigli che hai dato, come tu stavi dicendo, ci sono percorsi che durano anche 3-4 giorni, che sicuramente sono più lievi, più semplici, più facili e fanno vedere... anche cose diverse da quelle che avete visto voi, paesaggi diversi. Penso che così sia meglio farla che farla in un giorno e mezzo, due. Quanti no, giorni avete? Perché poi uno arriva lì alle 7 del mattino, ok, guardi, sei su Pico Duarte, ti fai le foto, quello che vuoi, ma poi c'è il ritorno. che è durissimo, assolutamente. Perché praticamente si ritorna al punto... Dimmi? Dico, non lo si fa più in due tappe, il ritorno si fa in una tappa. Esattamente, perché praticamente si ritorna al punto dove si è dormito, si ricaricano i muli e il problema è che durante il viaggio di ritorno noi abbiamo trovato pioggia ed è stato veramente molto molto massacrante, perché sotto la pioggia battente la strada è diventata un fiume di fango, si scivolava, è stato molto difficile tornare, realmente molto difficile, quasi più difficile tornare che arrivare su Pico Duarte. Però tu mi dici consigliarla, si dovrebbe c'è qualcuno fare una di cosa noi che dice non la si consiglierebbe neppure al peggior nemico. Però sai, dipende, alla fine ci sono molti amanti del trekking, amanti della montagna, per cui è sicuramente un'esperienza che chi è appunto amante di queste cose può fare qui in Repubblica Dominicana, che è una cosa particolare da pensarci. Esistono altri percorsi con altre tempistiche, io però li conosco, non ho visto come sono, quindi non sono in grado di dire nulla, capito? Ho capito. Ebbene, Clearco, grazie per questi consigli che ci hai dato, io sicuramente non lo farò. Ma no, ma perché no? Farò. Ma sì, ma tu sei allenato, vedo che vai in giro a fare trekking... Ma ci sono dei posti meravigliosi, infatti la prossima volta ti prometto che ti racconto precisamente, ti do un po' di particolari del posto in cui sto, che è veramente molto bello e consiglio di venire a visitare, perché ci sono tante tante cose da fare, molto molto carino. E Clearco, io so che questa volta non mi deluderai, quindi... Quindi? Che? Dobbiamo venire a Pietracupa? No, mettete mi piace sulla mia pagina Facebook e iscrivetevi al mio canale YouTube, ti prego, Clearco, ti prego, una volta tanto. Ciao!